La pioggia non ha fermato la fermata, 8 in tutto distribuite per Sulmona da nord a sud, da sud a nord, da est e da ovest. 4 percorsi che hanno una sola meta, la scuola Mazzini Capograssi in via Dalmazia e diversi obiettivi. Quello di educare al movimento i bambini per combattere obesità e malattie innanzitutto, di fargli conoscere la città e a muoversi in sicurezza tra le sue strade, quello anche di ridurre il traffico e favorire una mobilità sostenibile. Zaino e spalla sono stati una cinquantina gli studenti della primaria Masciangioli che questa mattina hanno preso il Pedibus, una delle attività inserite nel WAPS, ovvero World Active Health Promoting School, che è un progetto nazionale a cui hanno aderito 6 scuole in tutto Abruzzo, oltre Sulmona, Chieti, Teramo, Avezzano, Città Sant'Angelo e Mosciano, e che vede l'Università dell'Aquila capofila della parte scientifica di questo progetto, esteso anche in Lombardia, Emilia Romagna e Marche. E come istituto comprensivo Mazzini Capograssi abbiamo investito tantissimo per mettere su questa iniziativa del Pedibus, perché pensiamo, ecco, che la scuola abbia un ruolo determinante proprio per educare i bambini ad uno stile sano di vita, e a combattere l'obesità e quant'altro, e poi anche ai fini appunto della mobilità sostenibile, perché con la partecipazione di questi bambini al Pedibus almeno 30-40 macchine in meno lungo via Dalmazia questa mattina ci siamo stati e siamo felicissimi, grazie. L'idea del Pedibus non è nuova in realtà, ma è la prima volta che esso entra a far parte di una vera e propria strategia di formazione. Andare a piedi a scuola d'altronde non è l'unica delle azioni previste dal WAPS. Nel programma sono previsti infatti anche i market playground, ovvero dei percorsi disegnati a terra a mo' di campana che i ragazzi possono e devono seguire durante i loro spostamenti dentro e fuori dalla scuola, e le cosiddette pause attive, ovvero 5 minuti di attività motoria in classe tra un'ora e l'altra al di là delle ore canoniche in palestra. Un gioco educativo a cui hanno risposto molti ragazzi, tant'è che alcuni di loro sono rimasti in lista di attesa per il non sufficiente numero di accompagnatori a disposizione, volontari pescati tra insegnanti, genitori e gente estranea alla scuola che si sono messi a disposizione per guidare questo strano bus senza ruote e soprattutto senza motore a scoppio. Per dare un contributo di chiarezza a questa situazione così ingarbugliata e che non fa gli interessi della società, il mio contributo di chiarezza, oltre al servizio di 3 mesi qui dentro, è quello di presentare al Presidente del Collegio Sindacale e per la conoscenza vostra le mie dimissioni, quindi sgombero il campo. Così Franco Gerardini ha oggi riconsegnato le chiavi di Cogesa, un addio forzato dopo la sentenza del Tribunale dell'Aquila che è arrivata poco prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, annullata tra le polemiche all'ultimo minuto. Gerardini, d'altronde, quell'assemblea non era più titolato a presiederla perché il giudice del Tribunale delle Imprese ha sostanzialmente rimesso in carica l'ex consiglio di amministrazione che era stato revocato dall'assemblea del 30 dicembre scorso tra proteste e Aventino. Nessuno di noi vuole continuare con il CDA, si deve arrivare alle dimissioni del CDA e alla nomina dell'amministratore unico, però facendo tutti i passi che prevedono le società partecipate, ovvero il passaggio in comitato del controllo analogo e poi l'assemblea dei soci. Lo stesso tribunale però ha riconosciuto la validità dell'assemblea e della delibera di revoca, smentendo così i cosiddetti dissidenti che avevano parlato di un colpo di mano di una minoranza, ma allo stesso tempo ha ritenuto che non esista la giusta causa per il licenziamento. Secondo il giudice, infatti, la decisione di sfiduciare il CDA ha una valenza ritorsiva e quindi abusiva del diritto, una decisione cioè che sarebbe stata presa dai soci come ripicca per l'apertura dello stato di crisi fatta dal CDA a loro insaputa 2 settimane prima. Stato di crisi, chiarisce il giudice, che è nelle esclusive prerogative dell'amministratore dichiarare. Infondati, secondo i giudici, anche gli altri motivi del licenziamento: il ritardo nell'approvazione dei bilanci 2020 e 2021, le contestazioni sulla mancata attivazione del piano di risanamento, il mancato accordo transattivo con ASM e soprattutto i problemi finanziari dovuti, sottolineano i giudici, dall'insolvenza cronica da parte dei comuni debitori.
la delibera di revoca, come asseverato peraltro dalla stessa sentenza del Tribunale, aveva tutti i crismi della validità perché il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni. Resta adesso il problema della prospettiva della società. Noi avevamo fatto la scelta del dottor Gherardini per garantire a questa società una governance di elevata professionalità e bisogna soprattutto affrancarla dai condizionamenti di carattere politico che fino ad oggi non mi pare che abbiano dato buona prova di sé stanti gli attuali risultati in termini finanziari. Risultati che prefigurano il fallimento della società partecipata, tant'è che il Tribunale dell'Aquila ha inviato contestualmente le carte alla Procura della Repubblica per le opportune determinazioni. In altre parole, è possibile che presso il Cogesa possa andare in amministrazione controllata e per i sindaci soci potrebbe essere tardi anche trovare un rimedio, ora. L'unico rimedio è quello, a mio giudizio, è quello di una governance consapevole e preparata, in grado quindi di affrontare il futuro rispetto anche agli scenari che si pongono davanti e quindi di far prevalere le ragioni della società rispetto alle ragioni dell'appartenenza politica, come noi abbiamo cercato di dire in queste settimane, purtroppo però finora senza alcun esito positivo. Due uomini incappucciati tagliano il recinto del giardino che dà sulla campagna, tentano di entrare in casa, poi scatta l'allarme e scappano. Sono da poco passate le 20:30 di ieri sera a Raiano, dove si ripete una scena che ormai è diventata quotidiana, un territorio che da oltre due mesi è preso d'assalto dai topi di appartamento che entrano in negozi e case, incuranti se siano abitate o meno, narcotizzando se necessario gli inquilini, portando via principalmente oro e contanti. Mona prima e poi a Pratola, Vittorito, Corfinio, Prezza, ma soprattutto a Raiano, paese nel quale i topi di appartamento sembrano aver preso casa, con visite diventate pressoché quotidiane. Quello che si percepisce, e perché lo vivo anche io a casa ovviamente, è uno stato di tensione continuo che davvero rende difficile poi affrontare il resto della giornata. Così i cittadini si sono organizzati per difendersi, costituendo formalmente un comitato chiamato Raiano Sicura, organizzandosi con chat di allerta e mettendosi insieme per raggiungere un numero sufficiente di abbonamenti, ne occorrono almeno 100, per arruolare una vigilanza privata che controlli le strade durante la notte. Come comune vediamo come se possiamo anche collaborare, anche economicamente, metteremo allo studio qualsiasi iniziativa andando a trovare delle risorse in aggiunta a quelle che già stiamo mettendo per le telecamere. Nell'attesa si stanno organizzando anche ronde di cittadini volontari, un'arma a doppio taglio in realtà che mira a colmare un vuoto di controlli dovuto ad un inesorabile ritiro dello Stato dalle aree interne, secondo la logica impietosa dei numeri che, come un cane che si morde la coda, sta provocando un inarrestabile spopolamento. Purtroppo lo Stato da questo punto di vista è un po' in latitanza, se possiamo usare questo termine, perché con tutto il personale che è andato in quiescenza non è stato sostituito. A Raiano ultimamente, nell'ultimo anno, sono andate via 3 unità. Le ronde, se da un lato possono essere ritenute come deterrenti, in realtà possono creare ulteriori problematiche. Sono cittadini che non sono attrezzati per questo compito. Il compito della sicurezza si sa che è attribuito per Costituzione. La legge però stabilisce anche il diritto alla sicurezza e ora a Raiano c'è chi la reclama a gran voce, chi invocando addirittura l'esercito, chi chiedendo al prefetto di assumere iniziative straordinarie. L'unità fa la forza oggi perché se riusciamo a raggiungere un numero di contratti con una società di vigilanza riusciamo ad avere subito un servizio che può essere deterrente. E poi all'interno del comitato e di un unico comitato per l'intera comunità, che opera appunto per la sicurezza, più siamo e più diciamo il comitato è rappresentativo e quindi le istanze del comitato possono essere prese in considerazione dalle istituzioni.